momento importante per l'aeroporto di Montichiari, almeno speriamo. Siamo con il prefetto di Brescia, dottoressa Narcisa Brasesco Pace. Importante, credo, questo aeroporto da anni aspetta di poter prendere il via, poter decollare. Beh, oggi è un momento di festa, come tale deve rimanere e risultare. Speriamo che sia l'inizio di un grande futuro che tutti noi auguriamo a Montichiari. Come bresciani, come prefetto, insomma, è per me un momento felice. I bresciani lo stanno aspettando da tempo, lei da anni è ormai qui a Brescia da qualche anno, quindi nella sua gestione della provincia, del territorio, auspica che questo avvenga perché abbiamo bisogno tutti. È naturale questo, poi sapete che mi dedico soprattutto al mondo del lavoro, non soprattutto ma certamente con molta partecipazione, e questo è un buon segnale, ne sono felice. Daniele Morgola, presidente della provincia di Brescia, ci ritroviamo all'aeroporto di Montichiari, parliamo ancora di cargo, speriamo di poter parlare anche di altro. Ma io in questo momento ritengo che il cargo sia il vero cuore dell'attività che riguardano l'aviazione civile. Molto più remunerativa oggi, con molte più possibilità di sviluppo rispetto ai passeggeri. Montichiari ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo servizio a cargo al territorio, e in più c'è anche il vantaggio che l'occupazione conseguente al traffico cargo è molto maggiore, quindi per 100.000 tonnellate di merci si hanno 600 nuovi posti di lavoro, quindi ritengo che l'obiettivo che si è posto l'aeroporto lo si sta raggiungendo, e che questo è stato un lungo lavoro, duro lavoro, e credo che si cominceranno a raccogliere i frutti a breve. L'aeroporto di Montichiari può anche essere un aeroporto passeggeri, ma ha tutte le caratteristiche in realtà per la collocazione, per i collegamenti autostradali che ci sono, per intercettare tutto il traffico avio camionato che oggi va a finire in Germania e quindi che potrebbe partire e arrivare direttamente da Montichiari. Questo è un primo passo. C'è da dire anche che rispetto agli altri aeroporti d'Italia, l'aeroporto di Montichiari è l'unico, grazie a un intervento che io avevo fatto circa 10 anni fa proprio al Ministero dell'Economia quando ero viceministro, di avere una dogana che funzionasse su Montichiari 24 ore su 24, e questo è un elemento in più che dà una maggiore spinta a un aeroporto come Montichiari, perché parlando di traffico merci, avere la dogana presente tutte le ore del giorno, 7 giorni su 7, è sicuramente un grande vantaggio in termini commerciali. Paolo Arena, presidente del sistema aeroportuale Verona-Brescia, oggi giochiamo in casa nostra, oggi sotto vengo a Verona volentieri, oggi per Montichiari, per questo annuncio importante per lo sviluppo, per la vita in aeroporto di Montichiari. A parte le contestazioni, a parte le varie discussioni, oggi andiamo a un passo sicuro. Ma andiamo in un passo concreto con l'apertura di questo volo cargo che inizierà dal 4 di ottobre del 2013 e collegherà il Sud Europa tra Brescia, Montichiari e Ho Chi Minh. Ovviamente con questo collegamento si aprono tantissime opportunità sia per le imprese vietnamite e del sud-est asiatico, che sono molto interessanti allo sviluppo del nostro continente, quindi dell'Europa, rispetto a quelli che saranno i nostri imprenditori, che potranno anche loro trovare delle grandi soddisfazioni di sviluppo in quei territori. Concessione quarantennale è stata data, cosa vuol dire per il futuro? Ma questo vuol dire, come sta succedendo oggi, poter pianificare traffico, significa poter essere sul mercato, significa poter fare degli investimenti che daranno dei frutti nel tempo. Sa che noi puntiamo sempre anche al discorso passeggeri, c'è la sala attesa, di solito è vuota, riusciremo a fare qualcosa? Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando.